Estate 2013. I vacanzieri si fanno attendere, ma intanto arriva l'Agenzia delle Entrate. Nel primo weekend d'agosto i controlli fiscali hanno riguardato oltre 100 località balneari. Da Taormina a Portofino, da Capri alla Costa Smeralda, gli ispettori non hanno risparmiato nessuno. Bar, ristoranti e discoteche sono passati al setaccio. Un vero blitz a ciel sereno per i commercianti in crisi che sul Sole di Ferragosto puntano il tutto per tutto e che ora insorgono lamentando l'applicazione del metodo Cortina. Controlli mirati, fanno sapere da fonti vicine al fisco, basati su una preventiva e approfondita attività di analisi del rischio. In altre parole, viene controllato chi avrebbe già presentato delle irregolarità. E comunque sembrano ormai lontani i tempi delle innocenti evasioni estive. Allora, questi... Questi controlli, Benedetta, sono effettivamente efficaci, perché insomma suscitano un grandissimo clamore ogni volta, ci chiediamo se dal punto di vista dei cittadini onesti poi riescono a raggiungere quel risultato di far pagare bene e più tasse. Lo chiediamo a Nicola Forte, il nostro collega del Sole 24 Ore, che ci aiuta a capire questi fenomeni. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Beh, sicuramente questi controlli esercitano un effetto di persuasione. Poi, come è stato correttamente ricordato, nella scheda c'è stata una preventiva analisi di rischio dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate non ha sparato nel mucchio, cioè individuiamo la strada più esclusiva di una località balneare e controlliamo tutti gli esercizi. C'è un'analisi preventiva, o perlomeno c'è stata, come si suol dire, è stato applicato il principio della proficuità dell'azione accertatrice, cioè devo andare a individuare profili di rischio che ragionevolmente portino a risultati positivi. Guarda caso, quando hanno fatto questi controlli, i ristoranti, i bar hanno cominciato a fare il 300% in più degli affari, perché prima effettivamente si vede che c'erano delle zone d'ombra anche rispetto alla gente che entrava e usciva dal locale, tanto per spiegarla in poche parole, gli incassi effettivi. No? Effetto persuasione, no? Nel senso che gli incassi... E anche dissuasione rispetto all'evasione, diciamo così. Quindi, persuasione e dissuasione, assolutamente. Allora, vogliamo andare a vedere uno dei sindaci di queste località che sono state prese di mira, di mira ultimamente, Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, la bellissima Jesolo, che però ha auspicato dei controlli meno sensazionalistici, diciamo così, in collegamento Skype con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno telespettatori e a voi. Senta, perché meno sensazionalistici? Hanno fatto chiasso? Sono stati, diciamo, dei controlli rispettosi? Guardi, il mio desiderio è che in Italia si possa arrivare, come in altri paesi fiscalmente più evoluti, a dei controlli concordati con i contribuenti. Però speriamo che questo succeda nei prossimi anni, siamo forse ancora un po' troppo lontani da questo. Poi il discorso dei controlli, questi controlli secondo me che sono sempre stati fatti e continueranno ad essere fatti anche a Jesolo, perché l'anno scorso c'è stato un controllo in massa più o meno come quest'anno, che vengono fatti senza creare quel clamore, quel sensazionalismo che c'è stato anche quest'anno sui media eccetera, in quanto rischiano di creare un danno per l'economia del nostro della nostra attività principale, che è il turismo. Ma che tipo di danno provocano, sindaco? Ci sia danno chiaro di immagine. Guarda, le cito un piccolo esempio. Io venerdì scorso ero con un emittente, vostra collega, che facevamo un servizio qua a Jesolo sulla movida di Jesolo. E siamo entrati casualmente in uno dei locali più famosi sul mare, dove è frequentato da tantissimi giovani. E c'è, appena siamo arrivati, i proprietari ci hanno avvisati, guardate che aveva una verifica dell'ufficio delle entrate con 10-15 persone, cioè vedere, tra l'altro un locale frequentato anche da tanti stranieri, vedere. Cioè, vuol dire che anche i clienti si spaventano, eppure a Cortina ha funzionato questo sistema, scusi. Sì, vabbè, ma funzionerà, ma mi sembra più uno stato di polizia, secondo me non è uno... Sì, non è una cosa che sicuramente quindi, per vedere, quindi, soprattutto per d'accordo, ha visto sindaco all'uscita di Squinzi, il leader di Confindustria, che dice basta blitz, questa è la pagina credo di libro di oggi, basta blitz, il fisco va riformato, lei è d'accordo su questo? Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro io come professione faccio il commercialista, quindi capisco benissimo e sono sicuramente favorevole e concordo con quanto detto. Tra l'altro con Nicola Forte prima commentavamo che il fisco andrebbe riformato, forse semplificato, Nicola, no? Assolutamente.
forse togliendo anche un po' di lavoro ai commercialisti, no? non al sindaco, nel senso che tutti quanti noi abbiamo bisogno, bisogno di troppa burocrazia anche per pagare le tasse. Sono d'accordo. Semplificare significa una seria lotta all'evasione, perché in un sistema più semplice mi annido, mi nascondo molto più difficilmente. Sotto il profilo del lavoro si può migliorare la qualità, quindi magari vengono via un po' di adempimenti, ma si può svolgere un'attività di monitoraggio, di maggiore attenzione verso i clienti, si riesce sicuramente a dare un servizio più professionale, quindi concordo. Allora andiamo a Milano, dove ci aspetta Lino Enrico Stoppani della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha detto attenzione però a disperdere queste risorse per controllare chi invece alle volte fa proprio fatica a pagare le tasse, sembra però o rischia di essere una sorta di commiserazione / giustificazione per chi non riga dritto con il fisco. No, allora innanzitutto volevo intervenire sulla sua considerazione quando ha anticipato i dati dell'ispezione e che l'effetto persuasione secondo voi ha portato ad un maggior gettito fiscale, un maggior fatturato in quegli esercizi controllati. Così dicono le agenzie. Lei cosa dice? Lei cosa ne sa innanzitutto? No, allora innanzitutto va precisato che questi controlli sono minati, per cui qualche irregolarità che probabilmente è emersa va anche giustificata, nel senso che è come andare in un ospedale a trovare qualcuno con la febbre. Prima considerazione. L'altro aspetto è che evidentemente come Fibec of Commercio siamo assolutamente favorevoli a quelle che sono l'attività ispettiva che fa parte dei doveri dello Stato, ma d'altra parte condanniamo e critichiamo quello che è la spettacolarizzazione di queste ispezioni, quello che è la mancanza di rispetto anche alle esigenze del contribuente e degli imprenditori. Evidentemente noi siamo qui a subire quelli che sono gli accertamenti con lo spirito e la sensibilità che lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate ha precisato, vuol dire rispetto, attenzione, e che vengono svolti questi controlli con la diligenza del buon padre di famiglia, che richiede anche comportamenti e atteggiamenti non eccessivamente punitivi nei confronti degli esercizi. Eppure Stoppani, i dati del Ministero dell'Economia, ne ha parlato credo anche lo stesso Presidente del Consiglio Letta, che ha citato maggiori entrate tributarie nel primo periodo del 2013, proprio in seguito ai controlli, sono aumentate del 3,1%, quindi abbiamo incassato complessivamente 5.908 milioni di euro, cioè una cifra considerevole, in più. Certamente, però lei mi insegna che i temi dell'evasione è un fenomeno che tocca e taglia trasversalmente l'economia di questo Paese. Certamente riguarda il pubblico esercizio, ma riguarda in generale tutta l'economia e la società di questo Paese va condannata. Ma l'evasione si coniuga anche con due altri fattori, quella che è il livello della pressione, e avete citato le indicazioni del Presidente Sguinzi, ma la stessa Confcommercio spesso e sistematicamente richiede che si debba fare una riforma sul fisco in termini di riduzione della pressione fiscale, in termini anche di semplificazione, cose che avete già detto. L'altro aspetto è l'aspetto della spesa pubblica. Un contribuente non accetta quello che è l'uso di una spesa pubblica oggi caratterizzata da sprechi e da spese improduttive. Insomma, però è un po' il cane che si morde la coda così, perché si dice non paghiamo le tasse perché c'è troppa imposizione fiscale, perché i soldi vengono spesi male, però così non può essere. Nicola Forte potrebbe essere l'uomo delle soluzioni, cioè come si fa a interrompere questo circolo vizioso? Allora, si parla tanto di conflitto di interessi, no? Ecco. Questo è un tema di discussione, anzi nel corso di questo inverno c'è stato un emendamento a una delle diverse proposte di legge, però in realtà in concreto può essere una buona idea ma difficilmente realizzabile. Ovvero che uno possa scaricarsi le spese che riesce a farsi fatturare. Esattamente, spese per esempio degli artigiani. Tipicamente. Esattamente. Il problema di fondo è che gli uffici dell'Agenzia oggi delle non si può. Oggi no, salvo che non si tratti di un intervento di ristrutturazione cui abbiamo la detrazione del 50%. Nuovo redditometro può venire in aiuto? No. Si rivolge a una categoria particolare, diciamo, di evasori, certo non certo i grandi gruppi internazionali, però sicuramente anche il nuovo redditometro è uno strumento che può portare a dei risultati. Un'ultimissima notizia su appunto Letta, che ieri da Bolzano ha detto su IMU e IVA, sapete che c'è il dibattito aperto sulle nuove aliquote e su quanto costerà l'IMU sulla prima casa, se costerà qualcosa. Entro il 31 agosto ci sarà la parola fine. Aspettiamo con ansia di sapere. In che senso fine? La fine, nel senso che sarà presa una decisione, speriamo non la fine di un sistema che ovviamente si regge sulle nostre tasse, per cui ricordiamoci sempre che è opportuno che tutti le paghino.
Tranquillo. Si chiama contratto sociale. Lo sai. Linea TG1. Nicola Forte, grazie. Grazie a Enrico Stoppani e anche a Valerio Zoggia in collegamento da Inter.